Tra queste bare adagiate nei magazzini del cimitero di Rende ci sono anche quelle della famiglia Giordano, deceduta lo scorso 12 febbraio in tragiche circostanze. In tutto le salme ancora prive di una sistemazione sono una trentina, altre 60 hanno trovato collocazione provvisoria all'interno di loculi privati, temporaneamente espropriati dal comune. L'amministrazione apre il camposanto alle nostre telecamere senza tentare di nascondere la polvere sotto il tappeto. Il problema della carenza di spazi era stato denunciato dal consigliere comunale pentastellato Domenico Miceli. Non possiamo più permettere che 90 bare restano stipate, pure in condizioni igienico-sanitarie del tutto discutibile, all'interno di magazzini del cimitero o andando a requisire dei loculi di privati. A Corigliano Rossano rimangono ancora aperte le ferite dell'alluvione del 2015. A distanza di ormai 3 anni, a pagare il prezzo più caro sono torrenti e infrastrutture viarie, come la Galleria Sant'Antonio, lungo la provinciale 180, inagibile dal novembre del 2015. Di soluzioni al vaglio ce ne sono tante, ma tutte irrealizzabili a causa dell'indisponibilità di risorse in capo alla provincia di Cosenza. Mentre a collegare l'area di approdo turistico al centro storico di Rossano e al Museo del Codex, c'è solo una bretella stradale provvisoria a traffico alternato. Ci sono grosse responsabilità della provincia, intanto dei disagi che sta arrecando ai cittadini del centro storico. Dopo l'esame il loro sport è una cosa impressionante. Quanto ci impiegherete a pulire? Ci vuole 2-3 giorni. Ma perché così in ritardo? No, qua l'avevamo già pulita. No? E poi? Poi è fatto tutto questo, il mare ha portato tutto questo. Colpa del mare, colpa delle mareggiate, colpa degli avventori incivili e, diciamola tutta, colpa anche di un'attività di pulizia che dovrebbe essere quotidiana, ordinaria e che invece qui diventa straordinaria, anzi eccezionale.